Insurance. Contiamo sempre negli eventi clou che nei prossimi, ormai siamo nel 2023, quindi nei prossimi 7 anni, si ridefiniscono i confini del mondo assicurativo. Quindi diciamo, gli incumbent che fanno gli investimenti giusti non solo manterranno le quote di mercato, ma forse aumenteranno il volume d'affari, perché in un mercato più grande, mantenendo la stessa quota, hai di più, che i player esistenti che non li fanno forse ridurranno le proprie quote di mercato, e i player nuovi che vogliono entrare, se fanno le mosse giuste e si inseriscono nella filiera, hanno l'opportunità. Quindi diciamo un mercato molto interessante che si ridisegna, si crea, e quindi diciamo attrattivo per chi? Per chiunque voglia investire, quindi per i fondi, per diciamo i grandi istituti finanziari, per le banche, ma anche attrattivo per le risorse umane, quindi per i giovani che vogliono andare a entrare in un mercato dinamico e frizzante. Questo è il momento. Come rappresentiamo nel libro e come diciamo dico spesso, la consapevolezza di questo è totale, cioè nel senso che il 90% del top management delle grandi compagnie vede la rivoluzione di InsurTech come importantissima nei prossimi 7 anni, quindi c'è il tempo materiale per far accadere delle cose. Ciò nonostante, in Italia ci sono degli elementi ostativi su cui bisogna lavorare. Allora, il primo è la magnitudine degli investimenti, quindi non stiamo investendo a sufficienza. Abbiamo stimato lo scorso anno 500 milioni di investimento, quest'anno abbiamo auspicato che si raggiunga il miliardo, diciamo siamo dietro rispetto alle progressioni, però insomma ancora con la speranza di raggiungere un miliardo di investimenti in InsurTech al 2023. Però l'altro anno lo UK ha investito 3,5 miliardi, la Francia 3 miliardi, la Germania 3 miliardi, quindi insomma di base, anche se facessimo un miliardo, saremmo comunque indietro. Quindi primo c'è un tema di investimenti, secondo c'è un tema di competenze, cioè il lavoro che state facendo voi è molto buono, rendere disponibile appunto le testimonianze anche di chi lavora nel settore per tutti quelli che vogliono imparare è fondamentale. Però c'è un gap di competenze, cioè nel senso che il 75% diciamo degli operanti degli assicurativi sa che c'è un gap rispetto alle proprie competenze che dovrebbe avere, quindi insomma questo è rilevante. E il terzo elemento che ahimè è diciamo, quello più forte, però secondo me sono ottimista, su cui si può lavorare più facilmente, è l'educazione del cliente finale. Cioè il cliente digitale, che comunque è super attivo nelle transazioni e in vari settori, è al 50%, quasi al 50% disponibile a comprare prodotti assicurativi anche in buona quantità per provare, ma sempre il 50% non sa cosa comprare, perché diciamo non c'è cultura assicurativa, quindi la natura dei prodotti assicurativi è semi sconosciuta al grande pubblico, perché ahimè non si è mai investito. Ora i canali digitali serviranno anche per educare, quindi possiamo parlare sui canali digitali non solo per vendere, ma anche per creare cultura e per educare. Quindi diciamo appunto un decennio, che ormai diciamo 7 anni, sono rimasti 7 anni, per investire, per creare competenze, per educare e per entrare e trasformare un'industria che, faccio presente, è molto importante, perché è il 7% del PIL, 450.000 impiegati a livello italiano, è un'industria cross, quindi che supporta tutte le industrie e fa protezione, okay? Quindi è strategica, perché un paese più protetto è un paese più sicuro, più affidabile, dove posso investire più facilmente.